Samir Handanovic, la figura iconica che un tempo indossava la fascia da capitano e difendeva i colori dell'Inter con una passione senza pari, ha recentemente rilasciato un'intervista di grande impatto a Nogomania, condividendo la sua visione dettagliata sui prossimi passi della sua carriera dopo aver lasciato il campo. La mia fase attuale è stata eccezionale. Dopo un meritato periodo di ferie, mi ritrovo con più tempo libero di prima. Ho trascorso frequenti momenti a Lubiana, ma ho preso una decisione importante scegliendo di restare a Milano, in primis per il benessere e la stabilità della mia famiglia. Mettere fine alla mia carriera da giocatore è stata una decisione che ho preso con grande cura e amore per il club, ma la mia storia nel calcio è lungi dall'essere finita. Iscriviti al canale e metti mi piace al video per non perdere le prossime novità della squadra nerazzurra. Il leggendario portiere, riconosciuto per la sua instancabile dedizione e la sua forte presenza in campo, ha condiviso progetti grandiosi per il prossimo futuro. Dopo il mio ritiro da giocatore, ho iniziato a farmi strada dietro le quinte dell'Inter come osservatore. Tuttavia, il mio obiettivo più grande è intraprendere il percorso di coaching nei prossimi 1, 2 o anche 3 anni. Inizialmente mi concentro nel contribuire allo sviluppo dei giovani talenti, condividendo tutta la conoscenza e l'esperienza che ho accumulato negli anni. Mi sento un autentico, devo restituire al calcio tutto ciò che mi hai generosamente fornito. Le ambizioni di Handanovic vanno oltre il desiderio di allenare semplicemente, aspira a diventare un allenatore professionista, puntando a occupare un ruolo significativo in un grande club. Il suo impegno non è solo quello di perfezionare i futuri talenti, ma anche di lasciare un segno duraturo dietro le quinte di questo sport. Come vedi il passaggio di Handanovic da icona in campo a potenziale leader dietro le quinte del club? Credi che la tua vasta esperienza come portiere e la tua dedizione al club possano essere fattori determinanti nel tuo percorso da allenatore? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.